Buongiorno viaggiatori! Siamo Mark e Miki. Dopo aver viaggiato nei 5 continenti con tutti i mezzi di trasporto, da qualche anno ci spostiamo con la Belva, un fuoristrada camperizzato con tenda sul tetto. In questo nuovo viaggio vi porteremo in Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan. Iscrivetevi al canale per seguire le nostre avventure. Ciao! Abbiamo varcato l'ingresso, essendo una moschea bisogna avere i capelli coperti e c'è tutto questo parco bellissimo, stanno facendo dei lavori e adesso guardiamo un po' qua la struttura. Tutto quello che c'è qua è immenso, guardate soltanto quella porta laggiù rispetto alle persone com'è grande. Che bello! Tutto questo in onore della favorita. Mark, ma pensa che amore grande che c'era dietro a questa storia. Era grande come la moschea, l'amore. E come vedete gli esterni sono stati restaurati, mentre invece gli interni, adesso vi faccio spiare qua dal buco, sono proprio quelli originali. Per cui si intravedono ancora alcuni mosaici, ma pochissimi. E in realtà si vedono più che altro mattoni. L'hanno lasciata proprio allo stato naturale. Chiaramente la porta è qua, è chiusa e non si può entrare. Qua per terra, alle mie spalle, potete ammirare tutti i resti dei basamenti, diciamo, delle 480 colonne che componevano in origine la moschea. Se la vedete dall'esterno, insomma, qualche segno del tempo c'è, però guardate da questo punto, da questo lato, il panorama sulla cupola e su una delle torri. Che bellezza! Laggiù c'è la seconda cupola, qua un'altra, e questa insomma è la vista d'insieme, tutto completamente circondato dalle mura. Adesso sono proprio sotto la cupola, guardate qua la differenza, il lavoro del mosaico che c'è sotto questa cosa. In sostanza quassù è rimasto, invece in questa parte dove è andato vedete sotto il rivestimento in mattoni, diciamo il primo strato. Da un'altra porta si entra ancora in un altro ambiente, si vede così dall'interno un'altra cupola che invece è rimasta meglio conservata. Se vedete rimangono ancora un po' dei colori originali, oro e blu. Qua c'è un freschino, si sta d'incanto. Questo che vedete qui dentro, custodito sotto una teca di vetro, è come una specie di maxi leggio per un Corano gigantesco. Guardate come sono grandi le pagine, è un super librone e sta qui sempre custodito all'interno della moschea. Questo è l'altro ingresso del mercato che non l'avevo ripreso prima, è quello dalla parte, diciamo, della moschea. Per cui da una parte qua c'è la moschea e qua l'ingresso del mercato. Dobbiamo ritornare in questa direzione perché dobbiamo cercare un bancomat, perché non prendevano la carta, quindi abbiamo finito tutti i soldi spiccioli. Riso e cosa. Thank you. Sono andata al bancomat a fare il prelievo, ci ho messo 10 minuti, secondo me dentro c'era un criceto che mano a mano contava i soldi e me li dava, le schermate stavano lì ore e ore. Mio marito, che è una bellissima persona, mi ha fatto notare che lì c'è un negozio di cosmetici, adesso io ci faccio un saltino. Bravo. Perché avrei bisogno di vedere se trovo una cosetta, va bene, quelle da femmine. Vado però veloce, e torno. Veloce. Io adoro gli uzbeki. Allora, senti, a parte che mi ha fatto lo sconto perché mi piacevano due cose. Lo sconto. E alla fine mi ha fatto lo sconto. Era un uomo o una donna? Un uomo era. Accidenti. Gentile. Ho trovato questa terra fantastica. No, non era. Ho trovato questa terra fantastica. Ma signori viaggiatrici, guardatemi questo highlighter.
cioè mi passa dal beige, arriva fino al bronzo. Non ho potuto resistere, troppo bello. Quindi ho preso l'highlighter e poi ho preso questa terra un pochino più scura, perché poi? Basta queste due cose. Solo? Ho speso tutti i soldi che c'avevo. Di solito c'è la terza cosa. No, no, non c'è niente, c'è il sacchetto. Ho preso che... Sono molto contenta, grazie signore Zveco. E sotto lo stellone di 34 gradi siamo arrivati al parcheggio di Sha Izinda, che significa, caro il mio Mark, il re vivente. In sostanza questa è una necropoli dove sono sepolti tutta l'aristocrazia militare, il clero, tutta la famiglia allargata e gli amici di Tamerlano. Sì, ma facciamo una stretta, c'è andata a vedere delle tombe. Cimitero, necropoli, no? Necropoli, città dei morti. È sempre cimitero. Un quadrato, un rettangolo che... Ma quanta ignoranza, ecco. Andiamo a vedere una tomba. Detto, allora, detto questa ignoranza, non vado al cimitero a cose normali, vado. Io vi volevo dire un'altra cosa. Che praticamente questo cimitero, questa necropoli è famosissima perché si dice che qua sia sepolto il cugino di Maometto, quindi ha un posto, insomma, che anche i locali venerano parecchio. Si dice appunto che sia stato sepolto il cugino di Maometto perché a seguito della sua decapitazione a causa della sua fede. E qui facciamo il pippone. Prima magari andiamo a prendere l'acqua, una bottiglia d'acqua, perché non ti si secca, c'è un'arzura. Ah, c'è un'arzura terribile, terribile. Ah, signore viaggiatrici, come sono veramente contenta dei miei trucchetti, i miei truccosetti, che belli che sono. Andiamo avanti. Parlando dell'arzura, abbiamo preso questa bottiglietta che dentro c'è una cannuccetta. E che cos'è? È la pesca. Sì. Ma perché c'è la cannuccetta? Ah, è Gianseri, ma bellina, è buono? Insomma. Dolciastro. Guarda che avevi l'arzura, potevi star zitta almeno. Non te la compravo. Oddio che arzura, bellina però. Così l'hai ritirata dentro. Oh. Sei una grande. Intanto questo è l'ingresso, che solo l'ingresso è una meraviglia. Guardate che bellezza che ha questa porta, tutte le decorazioni e il blu azzurrissimo di Samarcanda. Biglietto fatto e mi sa che mi devo velare. Allora, io vi dico già, preparate gli occhi perché in questo posto ci sarà un tripudio di blu. Sono convinta che quando arriveremo alla fine della scalinata, Mark cambierà idea sul fatto che questo è un semplice cimitero. Sei pronto, Mark? Sì, sono. Ed eccoci qua, in cima alla scalinata. È un po', ragazzi, io non ve lo so dire. È stupendo, stupendo. Ti lascia senza fiato, a parte la salita delle scale, ma questi colori sono una meraviglia. Partendo subito dalla prima che si incontra, la prima tomba qua sulla destra, questa era la tomba del comandante di Tamerlano. Qua è sepolto lui e tutta la sua famiglia. Se vedete, vabbè, l'interno è molto spoglio, tanto quanto è decorato l'esterno, è tutto totalmente bianco. Il problema che si ha venendo in un posto come questo è che ti giri e vedi della bellezza, e poi ti volti davanti e ne rivedi dell'altra. Cioè, queste sono monumenti, non sono tombe. Mark è completamente immerso nella fotografia con la gente che lo travolge. Così, tanto per questo. Invece ha un blu bellissimo, ancora più scuro rispetto alle altre. Questa, ad esempio, di questo blu meraviglioso, è stata invece costruita proprio per la sorella di Tamerlano. A differenza delle altre, intanto dentro c'è una veramente dei colori, questa è tutta completamente decorata. Cioè, guardate, bellissimo, è oro,
azzurro, blu, bianco. Cioè, guardate la cupola, che cos'è? Sembra un ricamo. Anche questo edificio, che si trova proprio speculare davanti all'altro, è stato costruito per un'altra sorella di Tamerlano e per sua figlia. Vediamo come sono gli interni. Vabbè, io non lo so, sono veramente una più bella dell'altra. Guardate questa. Un altro stile, colori, più che altro, ecco, i disegni sono diversi. Rimane un pochino più scura rispetto all'altra. E guardate che bello l'effetto dall'interno, affacciandosi l'una sull'altra. Sono proprio una davanti all'altra. Qui c'è un'altra specie di tempietto. Qua invece c'è un'altra tomba che non è decorata e praticamente qua non si sa chi ha sepolto perché è sconosciuta. E questa invece è molto semplice all'interno, ci sono dei decori solo sulla tomba e tutto il resto rimane in muratura, così, spoglio, cupola compresa. Non pensi che sia il più bel cimitero che hai mai visto? Sì, in effetti sì. Quindi non però è sempre un cimitero. Ah, vabbè, sì, però insomma. Senti questo odore di morte. Che persona orribile. Proseguiamo di qua e guardiamo questa, che invece è super, super turchese. Guardate che bella, invece l'ingresso è completamente bianco, di fatto il frontale, che così si vede meglio. Che bella. Entriamo all'interno. Super wow. Si continua a percorrere questo viale e si passa sotto un altro, diciamo, portale immenso, bellissimo, e si apre, diciamo, un'altra zona della necropoli. Ti affacci da questa porta e risiamo in un mondo di blu. Entriamo in un'altra. Questa praticamente ha le mattonelle verdi sulla parte bassa e sopra c'è tutta una parte invece dorata. Questo dentro è totalmente bianco e sulle tombe sono state poste dei soldi, delle banconote. La parte accessibile ai turisti è solo questa prima che avete visto, con tutte le tombe decorate, perché poi c'è una seconda parte, diciamo, più ordinaria. E è chiusa dai cancelli, chiaramente più là non si va, quindi l'accesso è limitato, finisce qua con le ultime tombe. Guardate soltanto questo spicchietto, che bellezza che è, cosa si intravede. All'interno del complesso c'è chiaramente una moschea, c'è un cordone, più di qua non si entra, e soffitti completamente bianchi in questo caso, mentre la parte bassa è rifinita nel classico verde e blu. Nella porta dell'ingresso della moschea c'è un'iscrizione in arabo che significa solo i saggi avranno le porte aperte del paradiso. Poi la cosa bella è che ti giri per ritornare indietro, no? Sui nostri passi, e la rivedi da un'altra prospettiva e dici, ma guarda che bellezza anche da questa parte. Come guardi, è sempre bello. Dai, diamo l'ultima sguardata, l'ultima, promesso. Ecco, da qua in lontananza si vede dove eravamo prima. Laggiù c'è la moschea di Bibi, della preferita. Di qua c'è il bazar, giusto per darvi un orientamento. E qua sono tutte le cupole del cimitero, diciamo, della necropoli. Eccomi qua, mi sono messa su un terrazzo.
Però ti faccio notare come sono tutta in blu, vedi? Lo stile, tutto completamente blu e quindi rispecchio anche il paesaggio. Ti lascio qui? No, nella città dei morti no, perché mi sono adattata alla città di Samarcanda, ah, no? Con il... Va bene. No, no, pensavo che ti dovevo lasciare. No, qui. Non voglio stare nella necropoli. Yes. Praticamente è venuto anche Mark, ormai qui è diventata una meraviglia perché oltre a tutti i trucchi abbiamo trovato anche i profumi. Mark è stato conquistato dalla profumeria. Ti piace? Il signore è stato veramente tanto contento perché praticamente gli ho svaligiato il negozio. E poi soprattutto ci ho trovato anche dei profumi buonissimi. Però diciamoci la verità, a parte che gli ho svaligiato il negozio, ma anche Marta ha comprato un profumo, eh? Io magari ho preso un pochino più roba, però... Uno contro? Dov'è? Un pochino! Bene, possiamo ripartire. Andiamo dritto su questa strada. Sì. Ci sono 39 gradi e intanto c'è da dire che dentro la belva c'è un profumo di profumeria che è una meraviglia. Che profumo fantastico che vabbè, c'è anche stamattina. No, ma adesso proprio ci straprofuma perché io anche parto... Anche il profumo ce l'ho sempre avuto io. Ma certo, si sa che noi siamo profumosi, ma era per dire che adesso ci sono dei profumi più arabi, diciamo così. Un profumo di... prendere la penna? No, 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 poi ci vai sono... Ci sono le spezie. Vai no, non vado a piedi, va bene, sto brava. Tra le spezie che abbiamo in macchina, il profumo, quelli nuovi di profumo, cioè è un bazar, la belva come un bazar. D'altra parte siamo a Samarcanda. Allora, siamo venuti a fare una specie di pranzo, merenda, cena, no? E praticamente siamo qua, è una specie di centro commerciale e... Ma poteva mica mancare Neapoli pizza? Dico io, ma già che la scrivi, scrivila bene, no? Un minimo di impegno e toglila, no? Quella E, che non va bene. Non erano bravi come me a scuola. Io copiavo. Sono dislessici. Un tocco di Turchia con i baklava. Mark, stai guardando i baklava? No. Oltre alle poltrone massaggianti, come si trova in un aeroporto, c'è anche il bowling. Eh sì, c'è anche il bowling. Gnom gnom. Ciao! Italiano mafioso! Italiano mafioso! L'italiano spara! A destra, qui a destra! Ciao! Ciao! Ma voi capite, no? Quando io vi dico che noi li troviamo tutti, non so se si è sentito, però era simpatico il signore. Italiano mafioso! Era italiano spara! Oddio, che meraviglia! Proprio parcheggiato davanti al nostro hotel, c'è una macchina... No, no, il nostro hotel nel senso dove siamo noi, c'è una macchina di un viaggiatore. Guarda che bello, c'ha tutte, sono tedeschi. C'hanno un Watts, c'ha tutte le cose sul tetto, le piastre. E mi sa che sono a dormire. Sono a dormire qua anche loro. Chi lo sa? C'è il coso. Partono dalla. Oh, c'ha la strada anche loro. Allora, sono partiti dalla Germania. Slovacchia, Romania, Bulgaria. Georgia. Anche loro hanno attraversato la Russia come Russia. Noi. E poi Kazakistan, sono andati in Uzbekistan, adesso praticamente, la fanno diversa, adesso sono in Uzbekistan, la stanno facendo mano a mano la strada, vedi, l'hanno con un pennarello la stanno disegnando, bravi! 2002-2023. Ah, perché nel 2022 hanno fatto questa strada, quindi hanno fatto la Turchia bassa, sono arrivati fino all'Iran e poi sono tornati indietro. Invece questa qui è quella del 2023. Bravi, bravi tedescotti. Complimenti. E vabbè, ci siamo ricascati. Oggi è il nostro ultimo giorno a Samarcanda. Domattina continuiamo il nostro percorso e quindi ci sembrava doveroso venire a vederla anche con il tramonto. D'altra parte, il nome del viaggio è Road to Samarcanda, no? E quindi... questa immagine è perfetta!
Nel frattempo si sono accese le luci, diciamo quelle standard, perché lo spettacolo di luci parte dopo. Guardiamo Mark se sta facendo un bel lavoro. Ma quanto non lo vedi? Ma comunque volevamo raccontarvi una cosa ganzissima, perché eravamo qua e sono venuti dei signori, ci siamo messi a chiacchierare, insomma un gruppo di signori italiani. E di dove erano? Di Lucca. Siamo a Samarcanda. Ha ragione il nostro amico. No, qui siamo non è vero che siamo a Samarcanda. No, ha ragione Rossi. Sì, siamo nella cittadella di carnevale. Siamo a Lucca dentro, non si sa. Comunque questi signori erano da Lucca, simpaticissimi, e sono qui che stanno girando l'Uzbekistan. Bravi. Comunque, come dice Mark, lo scenario è di cartapesta. È fatto alla cittadella del carnevale. Quindi i video sono tutti tarocchi. Non ci siamo mai mossi. È tutta una scenografia questa. Guardatela così, ma pensate che l'hanno fatta di cartapesta a Viareggio. Siamo qua. Vicini. Oh, è come il film Una notte da leoni. Avete presente quando c'è Mr. Ciao? Ma l'avete visto voi Una notte da leoni? Se non l'avete visto, andatela a vedere. E questo qui è una specie di Mr. Ciao. Guarda che carino. C'è anche una maglietta con scritto Superman. Mitico. E vabbè, ormai eravamo qua e non vuoi rimanere anche stasera a buttare un occhio allo spettacolo in notturna? Oh, hanno spento tutto. Effetto wow. Vediamo un attimo cosa succede. Effetto wow. Ma che te lo dico a fa? Fantastico di suoni e luci. E ora, siccome si è fatta una certa, è il caso di rifarci l'ennesima doccia della giornata. Mark scarica un po' di foto, un po' di cose, ci facciamo l'ennesima doccia della giornata e andiamo a letto, perché domani si riparte da qui. Buongiorno viaggiatori dall'Uzbekistan, da Samarcanda. Siamo pronti per partire da questa meravigliosa città. Adesso andiamo giù, facciamo colazione, vi faccio vedere fuori che è una bellissima giornata. Qui siamo sempre nella nostra stanza di hotel. Adesso vi faccio vedere qua, guardate un po', sotto abbiamo il camioncino di quella viaggiatrice, che in sostanza abbiamo scoperto essere una signora tedesca ganzissima che viaggia da sola, e laggiù c'è la belva parcheggiata che ci aspetta. Fuori è una bellissima giornata, quindi non resta altro che andare a abbuffarci di colazione per poi fare tutti i nostri bagagli e ripartire. Ah, e poi volevo fare giusto una nota per le signore viaggiatrici. Vi volevo far vedere la bellezza del make-up
con glitter che ho comprato dal signor Uzbeko, grande signor Uzbeko. E vabbè, si sa, insomma, noi donne siamo così. Adesso il problema è che ho un sacco di roba da mettere a posto, tutta da infilare nel mio nella mia borsina della bellezza, ma ci riuscirò. C'è un po' di roba sparsa da sistemare e lo farò. Ce l'infilo dentro a costo di, non lo so, di spremere tutto. Poi guardate che scatole, che confezioni meravigliose che hanno, tutte dorate. Sono come la città di Samarcanda, sono belle anche le confezioni. Volete sapere che sta facendo? Sta guardando la belva fuori dalla finestra. Il suo perduto amore, il suo giovane amore. Ma dico io però, dei miei trucchi nuovi strepitosi non ti sei nemmeno accorta. Tanto io glielo ho già fatti vedere a loro, perché se no tanto te non te ne saresti accorto. Allora ho fatto tutto da solo, vedi qua, hanno già visti. Vediamo se tengono il colpo. Come? Si riporta all'omino. No, all'omino, cavolo, aveva una profumeria veramente fornitissima. Io l'ho adorato, perché poi ci si capiva qualche parola in inglese, qualcosa li facevo vedere a Jesse, lui mi tirava fuori un sacco di roba di tutti i colori, bello. C'aveva un sacco di donnine poi in negozio e l'ha lasciate tutte da parte, nonostante fossero prima di me. Si è venuto lì, è stato tutto il tempo con me a seguirmi a fare le cose, perché ha detto questa mi sa che lascia un sacco di sacche. Infatti è stata una bella soddisfazione, grazie Mino Uzbeko. Sì, però adesso andiamo a fare colazione, perché io ho fame. Oh, Mark mi apre il regno della bellezza. Good morning. Oh, vediamo un pochino che cosa mangiamo oggi. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Sto facendo un panino. Ci ho messo sopra gli hostel. Una specie di formaggio, c'è un uovo, poi ci sono le patatine fritte, ora ci metto un po' di carotine, pomodoro. Ma non lo chiudiamo, non si chiude a pacchetto? No, non ce la faccio troppo alto. Che ve lo dico a fare, buonissimo. Vabbè. Ragazzi, vi avevamo già anticipato che avevamo conosciuto qua una signora dalla Germania, si chiama Susan, e è una donna fantastica, meravigliosa, perché adesso ci abbiamo fatto due chiacchiere insieme. Praticamente lei viaggia da sola 3 mesi l'anno, ogni anno fa delle tappe. L'anno scorso è arrivata fino in Iran, last year in Iran, ha fatto tutto un giro. Lei ha detto: marito e figli non amano viaggiare, e quindi io che cosa faccio? Mi prendo il mio tempo, I take my time, e lei 3 mesi l'anno viaggia da sola, ha un mezzo fantastico che avete visto fuori, off-road. Lei sta lì dentro al suo spazio. Adesso per Samarcanda chiaramente è venuta e starà in hotel, perché è lì, non ha, insomma, la doccia, tutti i comfort, poi il discorso come vale per noi per visitare le città. E sta facendo un viaggio meraviglioso in Asia, ha tutta la nostra, tutto il nostro sostegno. Thank you so much, you are a fantastic strong woman from Germany. Thank you so much, Susan. Thank you. È stato veramente un ottimo soggiorno. Lasciamo l'hotel, adesso giù alla reception devo chiedere la famosa dichiarazione che ci servirà poi per attraversare la frontiera, e si riparte. Ragazzi, siamo tornati dalla belva, che ci mancava, insomma ci mancano questi giorni da un punto di vista, diciamo, del nostro comfort, queste cose qua. E vabbè, però lo sapete che nelle città, insomma, si viaggia meglio così. Noi si riparte, adesso ce ne andiamo in direzione di Bukhara. Lasciamo qua Susan col suo mezzo, che tra poco ripartirà anche lei. Hi Susan! E ce ne andiamo via. Ok. Ciao! Allora, andiamo con un po' di aggiornamenti di temperatura. Ci sono 28 gradi. Oggi ce la siamo presa un po' comoda, perché abbiamo chiacchierato un sacco con Susan. E vabbè, lo sapete che quando si incontrano i viaggiatori ci sono un sacco di cose da dirsi. Insomma, è sempre bello, no? Scambiare opinioni, pareri. E poi due donne, insomma, è un mercato. Ecco fatto che è arrivato Mark. E vabbè, comunque, a parte questo, diciamo che da Samarcanda a Bukhara, che è la
nostra prossima destinazione. Ci sono 270 chilometri e supponiamo insomma che il traffico un pochino fino a che siamo dentro il centro di Samarcanda ci sarà, e poi vediamo un po', insomma dovrebbe essere tutta strada asfaltata. Comunque un grande applauso a Susan. No, veramente è un'ottima viaggiatrice, veramente, perché tutta... affronta, sembra così facile viaggiare, fine poi ci sono tanti problemi, come può essere una piccola foratura, che è il minimo, ma anche semplicemente le dormire, difficoltà linguistiche, ma anche dormire soli, isolati e tutto, un piccolo pensiero c'è sempre, poi insomma, è inutile starci a girare intorno, no? Per cui, e lei via via fa qualche lavoro tramite computer, si fa la disegnatrice grafica in sostanza, e gira fa 3 mesi, poi lascerà in mezzo da una parte, insomma poi questo è tutto il suo viaggio che sì farà. In sostanza lei ogni anno fa delle tappe e poi lascia il mezzo per un anno, e l'anno successivo poi ritorna con l'aereo, riprende il suo mezzo e rifà. Non è una donna sola, un altro percorso, viaggia sola, ma non è una donna sola, c'ha famiglia, c'ha tutto, esatto, ma a lei gli piace molto viaggiare, per cui viaggia. Brava, ottimo. Ah, veramente, sì, gli abbiamo fatto anche l'applauso prima, perché gli abbiamo detto sei una grande, e lei ci ha detto molto semplicemente: no, è solo che amo viaggiare e mi piace fare queste esperienze, insomma condividiamo in questa maniera, perché c'è tanti modi per viaggiare, no? Perché uno arriva con l'aereo, prende un taxi, va in città e gira, e viaggiare anche qui, sì. Ma questo modo di viaggiare, affrontare questo modo di viaggiare è molto più intenso, diciamo... però ti riempie molto di più, perché sì, viaggi, vedi la città, ma la natura è tutta una cosa, almeno per me. C'è anche da dire una cosa che abbiamo condiviso tra vari pensieri, però perfettamente d'accordo, anche il fatto di stare in hotel, no? Lei ha detto chiaramente per visitare la città sto in hotel perché è diverso, no? Insomma in città è così. Come fai a lavarti in un parcheggio? No, non torna. E poi infatti noi le abbiamo detto, lei ci ha detto sì, è bella la camera d'albergo, dice, però poi mi sento, come dire, fuori dal mio habitat naturale, no? E la stessa cosa condividiamo anche noi, nel senso... Ma vuoi mettere, fatti un bel piatto di pasta e poi a Marco all'aria aperta, oppure insomma dormire senza tanti rumori, senza tante cose, e mi piace di più. No, ma poi noi siamo comodi nella nostra soluzione, se no non l'avremmo mai scelta, per cui magari a chi ci segue che non fa questo tipo di viaggi può sembrare un paradosso, dice, ma come, preferite la macchina all'hotel? Beh, in linea generale sì, perché siamo liberi sì, di fare quello che vogliamo, e se vai in città comunque bisogna di appoggiarti a mangiare a dei ristoranti, di appoggiarti all'hotel, insomma dipendi dagli altri, ecco, è questo un po' il concetto, mentre invece noi viaggiando così non dipendiamo da nessuno, una volta che abbiamo la benzina, abbiamo le scorte d'acqua e di viveri, noi siamo molto sufficienti e non abbiamo bisogno di altro. E poi queste città qui non sono piccine. Non c'è niente prima, ma poi quando arrivi, prima di uscire dalla città, ce ne vuole, è lunga, perché c'è tutta la periferia, tutte le cose, insomma. Bene, andiamo avanti, allora affrontiamo altre 2 città e poi dopo si ritornerà nella natura piena. Eh sì, poi si ritorna insomma indietro, però vedete anche questa cosa, no? Un po' che ti costringe tipo in Uzbekistan a soggiornare nelle strutture, perché? Perché allora vabbè, campeggi... ci sono, e secondariamente c'è bisogno di questo benedetto foglietto di registrazione, no? Che te lo deve stampare, l'hotel te lo deve fare, perché poi va ripresentato. Se sì, no dovresti andare a un comando di pulizia. È una noia, no? Cioè, quindi... Ma poi non torna a fare il lavaggio, questa roba qui, lavarti, oppure devi andare in bagno, in città, dove fai? Non c'ho un camper. Non è che ci possiamo mettere in mezzo a una piazza. Se è un camper va bene, poi avrà difficoltà dopo a fargli scarichi il camper, perché non è che ho visto aree attrezzate qua, però. No, però vabbè. Ma non abbiamo visto nemmeno camper, sapete? No, dei camper qua niente. Ma neanche dei viaggiatori, mi sembra che questa qui è la seconda. Sì, la seconda o la terza che abbiamo incontrato. Sì, no, in giro. Ce n'è tanti. Infatti vorrei vedere dove sono tutti questi viaggiatori. No, diciamo che ci sono turisti che arrivano con l'aereo e vengono fino a qua, ok, ma viaggiatori, diciamo, via terra, no. Però... si contano sulle dita
dato una mano.